Vorrei un vestito nuovo. Oh no, Totò vuole un vestito nuovo. Come osa? Devo prendergli qualcosa di rosa. Il completo da fata costa 500, il completo da fata. Signore e signori, è passato un sacco di tempo, ma vi do ufficialmente il bentornato all'isola chiappetta di Tomodachi Life. L'ultimo episodio è stato registrato 2-3 settimane fa, pertanto tutti quanti i Mii saranno incredibilmente soli, arrabbiati e affamati. Sarà un episodio di Tomodachi Life molto interessante e pieno di sorprese. Prima di continuare il video vi ricordo che tutte le sere, tranne il sabato, alle 7 sono in live sul mio canale Twitch. Trovate il link all'interno della descrizione nel commento pinnato in alto, insieme a quello del mio shop ufficiale. Vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E ora torniamo su questa maledetta isola chiappetta. Vi giuro che non avrei mai pensato di dire una frase simile, ma quanto cavolo mi è mancata questa schermata. Peccato che guardandola con un po' di attenzione si noti una cosa piuttosto importante. Nonostante siano passati secoli, ci sono pochissimi problemi. Abbiamo gente che dorme, gente che ha fame, gente che vorrà vestiti e cappelli nuovi, ma soprattutto due amicizie. Che in realtà non è un'amicizia, bensì un litigio tra Villager e Chica. Andiamo a risolverlo prima che sia troppo tardi, va là! Oh wow, che grande shock, non me lo aspettavo. Chica, beccati sto carione, calmati per favore. Ah, guarda che carina e dolce che è la nostra Chica. Non ha un visino adorabile, non vorreste darle un bacino sulla guancia? Gianmarco, ho visto che hai detto di no, eh. Fai attenzione. Ora, vediamo se Minecraft Villager è un essere abbastanza decente da fare la pace con Chica. Non posso perdonarti. Oh mio Dio, che dannatissima spiaggia che è. Ma allora? Ma povera Chica, ora è tutta depre. Io amo gli stufati di mappa. Io amo gli stufati. Cosa vuoi capire di stufati? Cosa vuoi capire tu? Raga, aiuto, cosa sta succedendo? Non ho parole, cioè... No, sono io che no. Ma vi sembra? Quindi è questo il motivo per cui hanno litigato gli stufati di manzo? Fico, credo. L'amicizia tra Chica e Villager è in difficoltà perché ha bisogno di un boost. Un boost molto simile a quello che può darvi lo sponsor del video di oggi, Boosteroid. Boosteroid è una piattaforma di cloud gaming che a parer mio offre un servizio davvero spettacolare dal momento che rende il mondo del gaming infinitamente più accessibile. Con un abbonamento al servizio che può essere della durata di 3, 6, 9 o 12 mesi, Boosteroid vi permetterà di giocare in remoto ai vostri giochi preferiti e a quelli più recenti senza dover acquistare una console, un nuovo PC potente o dover aggiornare quello vecchio. Io stesso ho un PC che inizia a dare segni di cedimento e da questo punto di vista Boosteroid è davvero un qualcosa di rivoluzionario. Collegandoti a boosteroid.com ed utilizzando un controller potrai addirittura giocare ai giochi del PC da mobile. Capite perché dico che è una gran figata? Davvero rende il gaming più accessibile a chiunque. Aprite il browser, preferibilmente Chrome oppure Opera, fate l'accesso al vostro account di Boosteroid e potrete cominciare subito a giocare. Infatti dal momento che giocherete in remoto non avrete bisogno né di installare né di aggiornare i giochi. Penserà a tutto quanto Boosteroid. Con Boosteroid potrete accedere ad una vasta libreria di videogiochi, di cui oltre 50 gratuiti compresi nell'abbonamento e più di 150 a pagamento. Se già siete in possesso del gioco su Steam, Origin, Uplay, Epic Games o altre piattaforme, basterà collegare Boosteroid al vostro account e potrete immediatamente cominciare a giocare. Per intenderci, supponiamo che vogliate giocare a Red Dead Redemption 2 ma non abbiate un PC abbastanza potente. Fate la subscription a Boosteroid, acquistate Red Dead Redemption per PC, collegate Boosteroid all'account Rockstar e il gioco è fatto. Easy peasy. Inoltre ci tengo anche ad aggiungere che Boosteroid sta lavorando per aumentare la libreria di videogiochi e rendere migliori i suoi server. Pertanto qualora foste interessati al servizio offerto da Boosteroid, e dovreste esserlo, vi basterà cliccare sul link che troverete all'inizio della descrizione. Vi ringrazio per l'attenzione, torniamo in quel dell'isola chiappetta. Esattamente ragazzi, fate la dannazione che i soldi mi piacciono. Cosa vuoi, Pelatiar? Ascolta come mi topica qui. Oh no, vuol imitare sua moglie, ora dirà qualcosa di bruttissimo e compromettente. Un like uguale un divorzio. Pica pica. Che te ne pare? Era un minaccio. Pica pica. Che altro ha problemi in questa casa? C'è Totò, poi c'è Peter Griffin e... ah, all'aliena. O meglio, all'iena. Vorrei dei semi di gioco. Figa, quanto specifica, ma proprio dei semi di girasole. Esistono nel pianeta da cui provieni? Ma soprattutto ci sono i semi di girasole da darle? Perché non credo. Oh, ci sono, ce li abbiamo i semi di girasole. Vai, 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 compra, compra, compra. Tra l'altro ho notato un'altra cosa importante. Vendono le lasagne oggi. E immagino che voi già sappiate a chi dovremmo dare le lasagne. Ciao, magnate questi semi di girasoli, spero che tu sia contenta. Ma tutto qua, ma non ne troveremo mai uno preferito, super preferito. E raga, guardate quanto originale e divertente sono col motto di aliena.
al telefono a casa. Che ridere, Tiara. Grazie per il farmaco per lo stomaco. Prima di consegnare la lasagna a uno dei miei presenti in questo complesso di appartamenti, vediamo cosa vuole Peter Griffin. Vorrei una fotocamera. Ce l'ho la fotocamera usa getta, credo di avercela. Eccola qui, ne ho quattro. Oh, ciapa. Che foto vuoi che fa? Scatta un nude di Chica e mandamelo, ti prego. Ok, ora scatta. Ma Chica c'è davvero, ma... Insieme alla coppia di sposini Rachel e Rana e SpongeBob a caso. Tra l'altro dovrei provare a far riprodurre Rachel e Rana. Il titolo è una vita. Ma che titolo del cacchio è? E cosa vuol dire punti? 100 punti. Sapevo di essere papà. Oh no, ora Peter diventa il fotografo dell'isola. Ehi là, Totò, come stiamo? Vorrei un vestito nuovo. Oh no, Totò vuole un vestito nuovo. Come osa? Devo prendergli qualcosa di rosa. Oh shit, c'è la camicetta con gonna che sarebbe perfetta. Il completo da fata! Costa 500 il completo da fata. Sentite, per Totò devo farlo, non posso risparmiare. Totò, spero che ti piaccia sta roba, altrimenti mi arrabbio, No, non gli piace, ma è bellissimo. Lo adoro. Che cosa ridicola che è Totò così. Ma guardalo com'è contento, salta in giro. Ma buonasera Lady B, come stiamo? Vorrei fare uno starnuto. Oh no, io ti aiuterei anche, ma non so dove sia il tuo naso. Credo che il suo naso siano quei due puntini lì, sì, sono loro. Dai. Vuoi venire Lady B, muoviti? Ma allora? È passato. Ma vaffanculo, va là. Insegnami una frase da dire quando sono giù di morale? Io ci ho provato, vediamo. No. E insomma, mica tanto. Va bene, ora che abbiamo risolto tutti quanti i problemini e nessun altro ha bisogno di niente, andiamo a ritirare i soldi in piazza. Ah, yes, i soldi mi piacciono. Ne ho appena spesi 500 per Totò, quindi fate i bravi. Vabbè, 189 accettabile. Ancora può andare, dai. Ma ora, signori, è giunto il momento che tutti quanti noi stavamo aspettando. Diamo a Garfield le lasagne e vediamo cosa succede. Ti prego, fa che gli piacciono, fa che gli piacciono, fa che gli piacciono. Non è né nei super preferiti né nei preferiti, sarebbe stato perfetto. E comunque troviamo soltanto dei cibi che meh, ma mai dei cibi che Tier, puoi parlare l'italiano, non serve che ti esprimi a versi. Al che, signori, è giunto il momento di fare un'aggiunta importante all'isola Chiappetta. Un mi che all'inizio era molto richiesto, ma che ormai probabilmente vi ha fatto perdere le speranze. What's new Scooby-Doo? We're coming after you. Gotta solve that mystery. Ah, bei tempi quelli con i Simple Plan. In ogni caso, splendori, diamo il benvenuto a Scooby-Doo, che sarà un mi piuttosto rapido. Abbastanza diretto, abbastanza intenso, molto allegro e molto originale. Il che ovviamente darà vita all'ennesimo mi di tipo espansivo e dinamico, una valanga travolgente di energia. Sapete che forse non sono molti i mi con questa personalità? Beh, buono. Ma che bello che è, guarda come si muove rapido. Oh yes, fast as fuck, boy. E durante la creazione di Scooby sono apparsi altri 12.000 problemi, di cui uno da Mario, che neanche ricordavo di aver aggiunto a Tomodachi Life. Ups. Vorrei un vestito nuovo. No, Mario, non puoi voler qualcosa di nuovo. Se c'è un vestito da idraulico, sì, altrimenti no. Ah, yes, questo sarà perfetto per Mario. C'è la maglia rossa, il jeans, può accettarlo. Col nodino alla maglia qua mi fa spanzare, Mario. Ma no, perché Mario? Che cosa brutta. Ehi là, Giovanna, quanto tempo? Probabilmente avrei qualcosa di neutrissimo. Sarà un foglio di carta bianco, dell'acqua, qualcosa del genere. Arambe! Mi manchi Arambe. Arambe. Anche a me, Giovanna, anche a me. Mi manca tantissimo. Oh cacchio, è vero, Orca Misery sta con Luca. Ma chi se ne ricordava? Cosa vuoi, Orca Misery? Quello con Luca è un rapporto. Tu cosa ne pensi? Luca e Orca Misery sarebbe una bella coppia da cui vedere dei bambini. Quindi hai ragione, Orca Misery. Davvero? Allora il nostro. Perché dici che può ancora migliorare? Scusami, non sei contenta con Luca? Oh, è incantevole, che cosa carina, incantevole. E poi guarda questi due quanto cavolo sono innamorati, no? Devo fare qualcosa, devo farli copulare immediatamente. Prima però sentiamo cosa vuole il Chick. Ho ricevuto una lettera con scritto devo parlarti, vedi sul tetto. Yes, questi mi fanno sempre spanzare perché le... coperture sono ridicole. Vai a vedere Lil Chick e vediamo chi c'è da aspettare il nostro pollastro su sul tetto. Chi sarà mai? Ma è Peter Griffin. Sentiamo cosa da dirgli. Se scopri la mia identità. Ma povero Lil Chick, quanto minaccioso. Franco, come stai? Ecco, io ho perso Ma non mi hai detto che cos'è? Ma
Dunque, a questo punto, come promesso, direi che è giunto il momento di andare da Rana per dargli un maledetto buono per un viaggio. Così che con Rachel, in Francia per giunta, il paese del romanticismo, dell'amore, dell'avvitare cose. Sicuramente questo li invoglierà ancora di più a fare un bambino, spero. Ah, yes, la peggior foto della Senna con il peggior meteo che potessero trovare. Rachel con gli occhi chiusi. Rana, ho capito, ma non ti devi scopare l'arco di trionfo, devi farti tua moglie. Tra rompiballe, ma una bella donna. E Rana, gli occhi chiusi te però adesso, dai, Che scelta peculiare, Strasburgo, ci sta, ma è peculiare. Ancora Rana con gli occhi chiusi. Non ce la farò mai a beccarlo con gli occhi aperti. Vediamo cosa mi ha parlato dalla Francia. È un regalo che fa così schifo che è pure caduto un pannello, Rana, parliamone. E ora Rana è salito di livello, quindi attenzione perché sta per arrivare una canzone d'amore per Rachel. Signore e signori, diamo quindi il benvenuto a Rana sul palco dell'Aristyr. Ti amo tanto, sai che... Il nostro amore... Mi causa emozione, non so spiegarmi perché, cresce se vedo te, un motivo non c'è. Cos'è l'incircolazione? Io non lo so, lo scoprirò, chi mi farà, solo te. Bravo Rana, sono commosso, bravissimo! Madò raga, me lo vorrei scopare io adesso. Cioè, no, però, E ora voglio vedere come sono messi questi due, perché voglio che siano tanto felici. Rana è molto felice con Rachel, che in realtà non è una buona cosa, mentre Rachel è leggermente infelice. Sto via 2 settimane e tutti quanti i matrimoni mi crollano, ma allora io voglio vedere del fichi fichi dei bambini. Ma voglio vedere Pikachu, perché magari lei è migliorata. No, è leggermente infelice come Rachel con Rana, ma non si direbbe mai nella vita. Ma? Mentre per Tyr Pikachu è ancora insostituibile. Io non riesco a capire, non riuscirò mai a far fare bambini in sto gioco. Ah, dimenticavo, mi avete detto di andare su in cima alla torre per fare questo evento. Chiediamolo a... vediamo in cosa consiste, perché non ne ho idea. Ah, scegli una domanda e riempi lo spazio vuoto. Ah, Matty Sans, stozzoni. Chi pensa di essere stronzo? Beh, che... Lucia ha alzato la mano, lo sapevo. Quanto lo sapevo, quanto lo sapevo. Vediamo invece chi gioca a solitario tra di loro. Ah, orca miseri e Mario. Ah, orca miseri non viene soddisfatta da Luca. Male, male, male. Che strozzata. E a questo punto spenderei direi di concludere l'episodio facendo una cosa importantissima. Andiamo a creare un nuovo Mii, che ancora non so quale possa essere, ma mi deciderò adesso al volo. Signore e signori, diamo il benvenuto alla principessa Peach. E lo so che non assomiglia assolutamente niente alla principessa Peach originale, ma è il meglio che sia riuscito a fare. Ho deciso di aggiungerla per vedere se almeno qui riesce a combinare qualcosa con Mario. E sarà un Mii molto lento, molto gentile, molto calmo, abbastanza serio e molto normale. No, ok, facciamola piuttosto normale, salviamo. Ed è venuto fuori un Mii riservato e taciturno. Persona molto modesta, non mostra mai le proprie emozioni, ma in fondo ha un carattere deciso. Perfetto per una principessa. Salve principessa, mio Dio, si muova, per favore. Ho fatto un errore a creare il Mii lento, me ne rendo conto. Beh, dai, è stato un episodio... è stato un episodio questo? Diciamo che è stato interessante. Abbiamo scoperto che tutti quanti i matrimoni qua dentro stanno fallendo. Non riusciremo mai a far copulare gente, no? Bambini non ne vedremo mai più, probabilmente. Qualcosa mi dice che dovrò prendermi cura dei miei almeno una volta al giorno, anche quando non registro. Che palle, sono tornato ai tempi dei Tamagotchi. Ma allora, ci vediamo questa sera in live alle 7.